Dunque, è un progetto del Dramsam che doveva realizzarsi nel 2020, ma per il Covid è stato rimandato a quest'anno. Progetto finanziato dalla Regione con un bando dedicato alla divulgazione della cultura storica e etnografica della Regione, Friuli Venezia Giulia. Ed è un progetto che noi abbiamo inserito nel settore della nostra associazione che si chiama Theatrum Instrumentorum, che è il settore che si occupa dell'organologia e della divulgazione della storia degli strumenti musicali. La nostra associazione gestisce un museo permanente, una piccola collezione di strumenti antichi che non sono originali, ma sono ricostruzioni funzionanti di strumenti antichi, ospitata al Castello di Gorizia. Nel quadro di questa area di attività dell'associazione rientra il progetto Mainerio. È un progetto dedicato a un libro pubblicato nel 1578 da Giorgio Mainerio, di cui magari dirò qualcosa tra poco. È un libro di danze, di balli, ed è un libro ovviamente di musica, quindi strumentale. Il titolo del libro completo è Il primo libro dei balli a quattro voci per cantare e suonare con ogni sorta di strumenti, che è una locuzione usata in molti di questi libri di danze ed era un po' un'indicazione rivolta al mercato, perché questo permetteva di vendere il libro a qualsiasi genere di strumentista, che fosse violista da gamba, flautista, suonatore di ance, liutista, arpista, poteva usufruire di questo libro che era costruito in modo da poter essere arrangiato a seconda dello strumento che si utilizzava. E soprattutto sono libri rivolti anche a famiglie di strumenti. Essendo quattro voci, gli strumenti nel Cinquecento si sono evoluti in modo da avere per ogni tipo di strumento la famiglia completa, dal basso al soprano. È il caso degli uti, per esempio, che non siamo abituati a vedere, ma anche gli uti avevano il liuto basso, il liuto tenore, contralto e soprano. Il soprano diventerà poi il mandolino, no? Il liutino molto piccolo. I flauti, invece, siamo più abituati a vedere flauti molto lunghi, molto piccoli, perché erano una famiglia anche loro. La stessa cosa vale per bombarde e tromboni. Quello che manca in questa nostra presentazione è un consort di archi, ma il finanziamento che abbiamo avuto non ci consentiva di avere altri quattro strumentisti per coprire anche il consort degli archi. Quindi il nostro progetto si è limitato a due consort, essenzialmente un consort di fiati e un consort di pizzichi, di corde pizzicate, che sono appunto il salterio, l'arpa, due tipi di chitarre, una prettamente rinascimentale e una già proiettata verso il barocco, e poi una miriade di strumenti a fiato, tromboni, bombarde, flauti di ogni genere. E in più mi preme sottolineare che è un progetto che intendeva esplorare anche la possibilità di unire le informazioni che abbiamo sulla musica colta del Cinquecento, ma soprattutto di vedere se era possibile inserire in questo libro apparentemente solo di musica colta, in realtà degli elementi di musica tradizionale, popolare, perché il libro di Mainerio contiene una cosa molto importante per il Friuli, che sono le prime due danze che in assoluto sono indicate come balli furlani. Questa indicazione di balli furlani ci lascia pensare che non fosse musica colta, ma fosse musica tradizionale del Friuli, che Mainerio ha raccolto e ha riarrangiato rendendola, tra virgolette, colta. Ed era un'operazione questa molto comune nel 400 e nel 500. Questa relazione tra musica popolare e musica colta era molto diversa da quella che c'è oggi, in cui la separazione è molto netta. Ci sono i luoghi per la musica colta, i luoghi per la musica pop, folk, eccetera. Nel 500 e nel 400 probabilmente non era così, la relazione era quasi un processo di osmosi tra i due mondi, per cui il mondo popolare prendeva anche elementi dalla musica colta, ma la musica colta prendeva molti elementi dalla musica popolare. Allora qui, in questa versione che noi facciamo del libro dei balli, abbiamo cercato di unire il mondo colto, cioè l'esecuzione come si fa con la musica antica proprio,
però innestando qua e là e qualche volta arrangiando completamente anche alcuni brani, usando più che strumenti popolari, tecniche popolari per suonarli, certo. E soprattutto i flauti. Questo progetto che voi state portando avanti avrà anche una veste discografica? Sì, sì. E sì. Forse anche una veste video? Allora, sì, la veste discografica sicuramente l'abbiamo registrato la scorsa settimana, il CD dovrebbe uscire, se tutto va bene, a dicembre, e non sarà solo un CD, ma sarà un libro CD, perché lo pubblichiamo con l'etichetta Nota di Udine, è un'etichetta specializzata in registrazioni etnografiche, e però soprattutto registrazioni che testimonino la cultura friulana in tutti i suoi aspetti, quindi dagli aspetti più tradizionali a quelli anche più moderni, rock, pop, folk. E in mezzo, nel progetto di Walter Colle, che è il direttore dell'etichetta, c'è appunto quello di mettere dei punti fermi anche sulla storia della musica friulana, che per certi versi sembra molto conosciuta, ma per altri un po' confusa. Ecco, quindi siccome c'è molto interesse adesso per la furlana, per il ballo furlana, per Walter era importante mettere questo tassello nel suo catalogo che indicasse per esempio il punto di partenza di questa cosa che si chiama furlana. Il libro CD conterrà degli interventi di specialisti che appunto con cui vorremmo dare un contesto a quello che uno poi ascolta, ma anche delle informazioni in più, soprattutto anche su questa relazione tra colto e popolare, non solo in Friuli, ma in generale nel Cinquecento. Ma questo progetto discografico si presuppone che esca quando? Dicembre, speriamo dicembre, al massimo in gennaio, ecco, dovrebbe essere pronto. Quindi avrà anche una veste video? Abbiamo registrato il video, sarà il concerto che abbiamo fatto ieri a Udine. Adesso non abbiamo ancora deciso in che forma e dove metterlo, ma sicuramente sarà disponibile sul web in qualche forma, o su YouTube o su qualche altra piattaforma dedicata alla musica.